Ciao Elliot, è da un po' che non ci sentiamo. Come stai? Spero bene. Strano, eh? Strano che sia io a parlare. È la prima volta. Ti ho ascoltato per 4 anni. Per 4 anni sono stato il tuo amico senza nome. Lo spettatore silenzioso con cui hai condiviso pensieri, dubbi e segreti. Ricordo ancora quando credevo che tu fossi un moderno cavaliere nero che voleva salvare il mondo armato con solo un cappuccio e un PC. Ricordo quando per noi lui era solo un lui, per poi scoprire che lui eri solo tu. Ricordo quando hai creato un gruppo di anarchici che volevano giocare a fare Robin Hood. Poi tutto è cambiato. Poi tu sei cambiato. Ricordo che non sei sempre stato un buon amico. Mi hai nascosto delle cose. E a volte mi hai fatto male, ma so che non lo facevi con cattiveria. Non eri pronto a condividere tutto. Forse non lo ero neanch'io. Ma adesso che siamo alla fine lo sono. Adesso sono pronto a condividere tutto. Ne hai passate davvero tante e hai perso davvero tanto. Ti chiedo scusa se non ho potuto aiutarti come avrei voluto. Ti chiedo scusa perché avrei dovuto capire cosa stessi passando. Intendo capirlo davvero. Nessuno merita di rimanere solo e ancora peggio nessuno merita di stare con persone che ti fanno sentire solo. Immagina un bambino nel grembo materno. Quel bambino è al caldo, al sicuro. Quel grembo è tutto il suo mondo e lì sta bene. Non gli serve nient'altro. Poi un giorno il bambino è costretto ad abbandonare quel posto per raggiungerne uno nuovo e dopo anni quel bambino cresce e dimentica quel grembo. Dimentica quanto stava bene nel suo mondo. Ecco, io avevo paura di essere come quel bambino, di abbandonare il mondo che mi ha tenuto al caldo e al sicuro per 4 anni. Non ero pronto a lasciarti andare, non volevo rischiare di dimenticarti, ma avevo bisogno di tempo, dovevo capire che non è importante se quel bambino si ricordi o meno di quel mondo, l'importante è che in quel momento, almeno in quel mondo è esistito per lui, è esistito per farlo stare bene. Quindi non voglio ricordare con tristezza e paura i momenti passati insieme, perché sono finiti. Voglio ricordarli con felicità, perché ci sono stati. Voglio ricordare Darlene e le sue gigantesche occhiaie. Krista, una delle psicologhe più inutili nella storia delle psicologhe inutili. Gideon, che è stato il datore di lavoro che tutti vorremmo. E Shyla, che è stato lo spacciatore che tutti vorremmo. Anche Tyler, Trenton, Mobley, Cisco. Tutte persone che nel bene o nel male non meritavano di andarsene così presto. Per non parlare di Angela e i suoi grandi occhi blu. Ma non voglio neanche dimenticare chi, facendoti del male, ti ha reso ciò che sei. Tuo padre. White Rose, che ho amato odiare ma che ti confesso a volte ho odiato amare. Bryce, con la sua voce così. Vera e i suoi monologhi da pazzo maniaco. I baffi di Irving e, cavolo, anche l'uomo degli hamburger merita una menzione. Chissà come sarà il mondo dopo che avete sconfitto l'1% dell'1%, dopo che tu e Darlene avete davvero giocato a fare Robin Hood. Chissà cosa farà Dominic, chissà che fine abbia fatto Tyrell e chissà cosa facesse davvero la macchina di White Rose. Sono tutte domande che mi sono posto ma che ho capito non necessitano risposte. Spero che ovunque tu sia andato, tu stia bene. Spero che tu non abbia avuto rimpianti e, per quello che vale, per me sei sempre stato tu la migliore parte di te stesso. E adesso ti ringrazio. Ti ringrazio per aver condiviso la tua storia, che adesso è anche un po' la mia. Ti ringrazio per avermi fatto ridere, piangere e pensare. Per avermi fatto credere a 1000 cose impossibili e per non avermi fatto credere a 1000 cose possibili. Questo viaggio finisce qui e con un immenso sorriso sulle labbra voglio dirti addio, amico mio. Addio, Elliot.